Ci troviamo al laghetto di Rogno, è una splendida giornata che valorizza ancora di più questo posto. Tra l'altro l'estate è iniziata con un'importante novità. Sì, il laghetto di Rogno è un piccolo paradiso nel nostro comune e sicuramente nell'Alto Sabino, nella Valle Camonica, come si può vedere dalle immagini, un posto stupendo, una ex cava che adesso è un laghetto anche balneabile con servizi di sicurezza e alle acque, che ha la particolarità di risultare sempre, ogni analisi che fa l'ATS, sono acque eccellenti, perciò il massimo grado di pulizia delle acque. Siamo molto soddisfatti perché la società che ha vinto il bando e si è aggiudicata il bando ha fatto degli importanti lavori di ammodernamento, di sistemazione, di abbellimento di questa struttura, che adesso vede addirittura una spiaggia anche fatta con la sabbia della Sardegna, e la risposta turistica è ottima perché sono tantissime le persone che vengono a Rogno, che vengono al laghetto, ma anche perché l'offerta è veramente ottima. Arriva tanta gente, soprattutto in belle giornate estive come queste. Beh, sicuramente abbiamo avuto dei picchi anche nei fine settimana veramente di numeri importanti e siamo molto felici. Però ecco, una raccomandazione da parte dell'amministrazione: il rispetto prima di tutto dell'abbandono di eventuali rifiuti, ma dopo anche il rispetto dei parcheggi. Abbiamo una pista ciclabile che collega i nostri comuni della Bassa Valle dove passano tanti bambini, perciò i parcheggi ci sono a lato del laghetto e ci sono anche nei pressi dei campi da rugby, nel piazzale Marinai d'Italia dove c'è anche il bocciodromo. Ecco, perciò invito le persone a fare magari 200 metri a piedi, ma così evitano di prendersi magari una sanzione che è sempre antipatica da ricevere e anche antipatica per noi darla. Siamo adesso con Dragos Stojan, che è il nuovo gestore. Come è andato questo primo periodo? Allora, buongiorno a tutti. Praticamente è stato un inizio, diciamo, abbastanza impegnativo. La gente è tornata a Rogno Beach, al laghetto di Rogno, e quindi siamo soddisfatti di questa cosa qua. Abbiamo dato il massimo, diamo il massimo per cercare di migliorare sempre su tutte le cose, però siamo soddisfatti da questo punto di vista. Quali sono gli interventi più importanti che avete effettuato? Praticamente abbiamo ristrutturato tutto, dal bar alla spiaggia, alla sicurezza della spiaggia, alla balneazione. Abbiamo messo la sabbia come punto di attrazione nuovo e praticamente abbiamo ristrutturato tutto, quindi chi arriva a Rogno Beach trova totalmente un'altra realtà rispetto a come era anni precedenti. Quando è aperto il laghetto? Inaugurazione l'abbiamo avuto il 23 giugno, è stato il giorno dell'inaugurazione, quindi siamo da un mese ormai in piedi, però posso dire che un mese lavorato bene in tutti i sensi. Tanti eventi anche durante i giorni, cioè ogni giorno ha un evento diverso. Gli orari? Orari apriamo alle 8 fino alle 22 della sera, poi possiamo tirarla ancora per qualche oretta.